Eccoci, nel nostro giro tra i padiglioni continuiamo a parlare di scuola. Io mi trovo ora nell'area di Campus Tour, che è una delle più importanti, una realtà fondamentale in Italia, direi, per l'accompagnamento di docenti e scuole nell'ambito delle materie STEM. Pierluigi Lanzarini, a che punto siamo in Italia da questo punto di vista? Allora, ciao Alessandro, grazie. L'Italia è sicuramente uno dei paesi in cui in questi ultimi mesi sono stati fatti maggiori investimenti per le STEM, grazie anche ai fondi europei e fondi nazionali. L'Italia sono già stati stanziati oltre 50 milioni di euro, probabilmente ne arriveranno altri 50 milioni, quindi si parla di un investimento iniziale per le scuole italiane di circa 100 milioni di euro. Investimenti che vengono fatti comunque in tutti i paesi europei, ci sono progetti in Polonia, in Croazia. L'Italia è sicuramente in questo momento all'avanguardia, noi abbiamo una visione europea per cui sicuramente siamo messi molto bene, sia per l'acquisto di materiali e poi dovrebbero arrivare anche fondi per la formazione degli insegnanti. Ecco, come si articola l'insegnamento STEM? Come si costruiscono dei percorsi didattici nelle scuole? Voi qui avete una serie di chiaramente di soluzioni, di percorsi. Come si articolano? Allora, innanzitutto le STEM si possono iniziare a insegnare fin dalla scuola materna. Qui poi vedremo dei prodotti che vengono utilizzati alla cosiddetta scuola dell'infanzia. Poi si sale fino alla scuola superiore per arrivare all'università. STEM sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics. Oppure STEAM, c'è anche la parola Arts, che nel caso dell'Italia è importante perché c'è tutto l'umanesimo. Quindi nelle varie materie si declina l'insegnamento. Vediamo in alcuni, che cosa abbiamo qui? Allora, qui possiamo partire alla nostra sinistra con i Lego. Tutti noi conosciamo i prodotti Lego. Questo è il prodotto nuovo di Lego Spike, pensato per fare robotica a scuola, dalla scuola elementare alla scuola media, e utilizzando i classici mattoncini Lego, però questo è il cervello del prodotto. Io lo posso programmare con linguaggio Icone, che è questo, molto molto semplice linguaggio, in questo caso può essere utilizzato anche dai bambini della materna perché non è necessario saper leggere e scrivere. Passiamo poi ad esempio ai prodotti per Arduino, che sono dei prodotti Arduino pensati per la scuola, Arduino Education, per cui abbiamo l'Arduino Student Kit, l'Arduino IoT per uno studio individuale del ragazzo a casa o a scuola, o l'Arduino CTC invece per l'utilizzo in classe con una piattaforma di learning per l'utilizzo. E invece qua giù, mi sposto sì. Qua giù e andiamo velocemente a vedere che cosa abbiamo qui. Pietro Alberti. Buongiorno a tutti. Allora, qui abbiamo tantissimi prodotti utilizzabili da studenti e studentesse un po' a tutti i livelli scolastici. Abbiamo dei robot che possono essere programmati da chiunque senza l'uso del computer, ad esempio, che è importante sapere anche questo. Dei robot che possono disegnare delle figure su un piano, figure artistiche ma anche geometriche nel contempo. Abbiamo dei robot che sono decisamente di fascia superiore, che vedete qua, ad esempio abbiamo questo RoboMaster, che è della stessa famiglia dei droni che vedete lì davanti, droni e robot didattici programmabili. Programmabilità è un po' la chiave comune denominatore di questi strumenti, no? Strumenti che consentono di programmare, quindi il coding è un po' al centro di tutto, come del resto questo concetto si applica anche ai robot che abbiamo nel tavolo qui a fianco, dove c'è tanta automazione. Ad esempio abbiamo dei bracci robotici che compiono degli spostamenti o delle operazioni estremamente precise, e queste operazioni sono tutte operazioni programmate. Una cosa interessante, visto che è un po' il focus un po' dell'evento, no? L'intelligenza artificiale, il machine learning, queste cose qua, tutti questi software si sono via via arricchiti in questo periodo di funzionalità legate all'intelligenza artificiale, al machine learning. Ad esempio, grazie all'uso di videocamere, i bracci possono riconoscere magari un particolare oggetto, classificarlo e trattarlo di conseguenza. E una battuta finale, vedo che il vostro spazio è pieno di insegnanti ma anche di famiglie. E che cosa deve sapere un genitore, no, per orientare i figli verso quell'insegnamento di queste materie? In una battuta. Ma la disponibilità, ci sono dei prodotti pensati per casa e altri prodotti pensati per essere utilizzati in classe con
tramite l'insegnante. L'importante è dare ai ragazzi questi prodotti e provarli a far partire da soli e iniziare a lavorare. I ragazzi partiranno immediatamente. Il problema non sono i ragazzi, molte volte sono gli insegnanti. Grazie Campostore, viva le materie STEM nella scuola. Grazie.